Amici in 3 minuti, oggi mi trovo in compagnia della presidente del Che Belle Mamme di Canicattì, Loredana Lodato, perché oggi qui avete inaugurato dei murales in onore appunto della settimana della legalità. Come viene questa idea? Allora, questa idea nasce da un'immagine che vedo su Facebook postata da Luigi Cimino. Immediatamente lo chiamo e gli dico: faccio mio il tuo progetto. E inizia così, inizio a muovermi con pratiche burocratiche che devo dire non sono state facili. E poi alla fine riusciamo a realizzarlo in questo muro, quindi sotto il ponte che adesso non è più il ponte della posta ma è stato battezzato il ponte della legalità. Do mandato ad Aldo perché mi possa guidare con le artiste. Individuiamo 4 splendide artiste dal cuore grande e dalle mani fatate, tra cui una, Gaia Rampello, che è la figlia di una nostra socia, Ilaria La Vecchia, Luna Marrali e Marta Guarneri. Sono delle ragazze che frequentano il liceo artistico di San Cataldo, poi fanno parte del gruppo dei Madonnari. Il risultato penso che sia evidente, non ha bisogno di commenti, cioè penso che sia un'opera splendida che noi stiamo donando alla città gratuitamente. È sempre lo spirito del club, donarsi come si può donare una mamma, e quindi noi siamo un club di mamme che si dona alla città là dove possiamo, con le nostre capacità, culturalmente, socialmente. Facciamo tanto per questa città, e il fatto di iniziare il mio anno, questa è la mia prima iniziativa, di essere aprifila nella settimana della legalità, devo dire, ho addosso una grande emozione. E poi ricordare Rosario, tanto amato dalla mia prof, che non c'è più e che oggi avrei voluto qui accanto a me, la professoressa Abate, e poi il giudice Saetta, che, come ho detto, insomma, è papà di una nostra presidente. Poco fa leggevo il suo nome, Gabriella Muratore. Il club non poteva fare un dono più grande alla città, e sono contenta di averlo potuto realizzare io.